Buongiorno da Margherita, dalla Biblioteca di Mezzocorona. Mi metto qua nell'angolo dei bambini della nostra biblioteca per leggervi una fiaba, La Torretta delle Fiabe. Mezzocorona è un paese ricco di storia e di fantasia. Molti conoscono la leggenda del basilisco ambientata nel castello di San Gottardo. Se questo antico castello custodisce storie di draghi e dinosauri, esiste nelle vicinanze una meno antica, ma senz'altro misteriosa torretta merlata che conserva la memoria di tante fiabe. Ripide viuzze e inerpicati sentieri che si snodano nella parte alta del paese conducono al bosco che la ospita e la protegge da decenni. In questo luogo incantato si sentono il cinguettio degli uccelli, il fruscio delle foglie e il lieve rumore di una sorgente d'acqua. Tanti anni fa vi vivevano tre gnomi. Erano alti poco più di una spanna e si erano costruiti delle casupole a forma di comignoli, con finestre e con ogni genere di comodità. Se ne vedono tuttora alcune in quel bosco. Vivere in un fungo era infatti improponibile a Mezzocorona, perché d'inverno fa freddo e bisogna quindi scaldarsi con un bel fuocherello. Nei loro rifugi gli gnomi vivevano in armonia e serenità, alternando giornate di lavoro a serate di grande allegria. Essi, per natura, erano molto curiosi e dal loro bosco si godeva uno straordinario panorama sul paese di Mezzocorona. Aiutandosi con un cannocchiale, potevano pertanto osservare e commentare da lassù tutto ciò che combinavano i loro concittadini. E che risate! Un giorno, ad esempio, videro una suora serissima che, passando sotto la collina, colpita da un violento colpo di vento, rimase senza velo e a mutande scoperte. La persona però che gli gnomi più amavano seguire era la splendida baronessa Maddalena, quando usciva dal suo castel Firmia. Essi la guardavano mentre salutava gioiosamente tutti, chiacchierava col fornaio, scherzava col macellaio. Quindi sognavano di poter toccare i suoi capelli color rame e di poter incrociare da vicino i suoi profondi occhi viola. Presentandosi a lei come umili servitori, così dicevano, ma in realtà ne erano un po' innamorati e avrebbero voluto avere il coraggio di invitarla a pranzo per cucinarle fantastiche ghiottonerie. Maddalena era sempre così sola nel grande Castel Firmian, poiché il barone Francesco, suo marito, era occupato in viaggi e lavori all'estero. I piccoli gnomi, per farle indirettamente compagnia, a primavera le portavano mazzetti di viole profumate, in estate scodelle di mirtilli freschi, in autunno cesti di castagne e in inverno marmellate di fragole di bosco veramente deliziose. Posavano sempre gli omaggi ai piedi di un capitello della Madonna, posto vicino al cancello d'ingresso del castello stesso, e quando la baronessa li trovava, gioiva come una bimba. Certo, qualche domanda se la faceva, ma non sospettò mai degli gnomi, che erano sempre estremamente discreti nel loro agire, oltre che timidi quando erano fuori dal loro territorio. Un mattino d'estate videro dall'alto che Maddalena era in lacrime. Subito si disperarono perché non era proprio da lei quell'atteggiamento. Allora fecero tutte le ipotesi possibili al fine di poterla aiutare, dedussero che poteva essere morto il marito o forse che lui aveva deciso di non tornare più da lei a Mezzocorona. Era anche possibile che il barone pretendesse che la bella sposa lo raggiungesse all'estero, ma Maddalena era molto legata al suo paese, al suo castello e non avrebbe certo sopportato quella lontananza. Decisero quindi di unire le forze, la fantasia e il coraggio per costruire una degna dimora lì, nel loro bosco, per la baronessa, in modo da poterla ospitare per pranzo o anche per sempre. Progettarono quindi la bella torretta, tuttora esistente, all'acquedotto di Mezzocorona, alta circa due uomini,
ben rifinita con merli, portone e chiavistello. La costruirono in tutta fretta e con grande entusiasmo, sicuri che sarebbe diventata per la loro baronessa un luogo importante. In ogni caso, siccome per loro, considerata l'altezza, era un'opera immane, ci misero ben 6 mesi. La torretta era quasi al termine, mancava solo la parte della parete posteriore. Quando ecco che un mattino d'inverno videro dall'alto una scena che li lasciò esterrefatti, la baronessa Maddalena, parecchio ingrassata, accoglieva con un grande abbraccio e con visibile emozione il suo caro Francesco al ritorno da un lungo viaggio, suggerendogli all'orecchio qualche parola. Felici come due colombi, i due si guardarono. E quindi lui urlò a squarciagola: Evviva, diventerò papà! E la baciò. Lo sentirono benissimo in tutto il paese e subito si avviò una processione di gente verso il castello per fare le congratulazioni alla coppia che da tempo attendeva la nascita di un erede. Il barone Francesco offrì il suo ottimo teroldego con grande generosità per ripetuti brindisi. In tal modo gli gnomi compresero in un attimo il motivo della tristezza e poi della felicità della loro baronessa e questo li consolò moltissimo. A Maddalena, infatti, volevano bene e la nascita di un bimbo era una gioia anche per loro, da sempre amici dei bambini. Non ebbero tuttavia lo spirito di concludere la parte posteriore della torretta, che non c'è consapevoli che la baronessa avrebbe continuato a vivere benissimo nel suo castel firme. La vita nel bosco continuò come sempre e quando nacque il piccolo Leopoldo, gli gnomi vollero donargli un libro di fiabe che posero, come al solito, ai piedi del capitello della Madonna. La baronessa Maddalena lo trovò subito, sorrise divertita e quindi lo sfogliò, scrutando infine la mappa che conteneva. Essa indicava il percorso per raggiungere la torretta nel bosco degli gnomi attraverso un sentiero che partiva proprio da lì, dal castello. Col suo piccolo in braccio seguì le indicazioni e arrivò velocemente in quel magico posto che emanava un'atmosfera di intima serenità. Perfetta per leggere una fiaba Leopoldo. La lettura alla torretta divenne per lei una piacevole abitudine e non solo il suo bimbo, ma pure gli gnomi che l'ascoltavano di nascosto dietro agli alberi apprezzavano tantissimo questo piacevole appuntamento quotidiano. La torretta delle fiabe tutt'oggi viene usata da grandi e piccini allo stesso scopo. Ci sono delle belle panche nel bosco, lì sotto la torretta. Tutti possono andarci a leggere, a guardare il bosco, a riflettere, e quel bosco conserva la magia degli gnomi che l'abitarono. Questa mia fiaba è stata illustrata dal mio amico Thomas Wells. Ecco qua. Vi ringrazio, ragazzi.